Blitz al supermercato. Hanno trovato l'inaspettato. A Cicatena, nella città metropolitana di Catania, si è verificato un tentativo di rapina al supermercato Eurospin che ha suscitato grande preoccupazione. Durante la notte tra il 7 e l'8 marzo, un gruppo di malintenzionati ha cercato di effettuare una rapina audace, facendo leva su macchinari pesanti per tentare di sfondare le difese del supermercato. Il metodo utilizzato, noto come sfonda e afferra, ha visto l'impiego di un escavatore meccanico, sottratto da un cantiere nelle vicinanze, per rompere le finestre blindate dell'edificio, causando danni considerevoli. Tuttavia, il tempestivo intervento dei carabinieri di Acireale ha mandato all'aria i piani dei criminali, costringendoli a ritirarsi in fretta e furia, lasciando dietro di loro una scena di caos e distruzione. Il tentativo di furto è stato interrotto grazie all'allarme silenzioso del supermercato, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, permettendo così l'arrivo rapido delle pattuglie sul posto. Le unità dei carabinieri, già in azione per misure preventive contro i reati predatori, sono intervenute sul luogo del tentativo di furto intorno alle 3:30, sorprendendo i malviventi. Questi ultimi, sorpresi dall'arrivo improvviso delle forze dell'ordine, hanno abbandonato il tentativo di rubare il registratore di cassa e sono fuggiti senza riuscire a portare a termine il colpo. Sul luogo dell'evento, i carabinieri hanno proceduto a un'accurata indagine forense, esaminando i macchinari utilizzati per il tentativo di furto e i frammenti di vetro risultanti dalla rottura delle vetrine. Inoltre, sono state analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona circostante, con l'obiettivo di identificare gli autori del tentativo di rapina mal riuscito. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!